Ciao a tutti e ben ritornati con noi su Otaku TV Italia. Io sono Alberto e questa volta per la nostra rubrica gameplay parleremo di un gioco a parere mio sensazionale, l'ultimo capolavoro della Ubisoft, parleremo di Watch Dogs, ragazzi. Perciò mi raccomando, rimanete con noi, partiamo subito con il nostro gameplay. Eccoci qua per il nostro gameplay di Watch Dogs, ragazzi. Siete sempre in compagnia di Alberto. Eccoci qua nella schermata principale di partenza, diciamo, di questo fantastico videogame, ragazzi. Perché adesso lo vedrete anche voi. Innanzitutto guardate la grafica fantastica, a dir poco realistica, di queste scene che andremo a percorrere, ripercorrere in questa modalità storia. Io per, diciamo così, farvi vedere anche cosa c'è più avanti del tutorial della prima missione, andiamo sulla modalità continua, così continuiamo anche la mia storia. Cenari per sorvegliare i centri siti OS. Saranno ben equipaggiati e pronti ad agire. Ma anch'io. Ecco qua, ragazzi, non so se avete sentito il dialogo del personaggio principale, Aiden. Comunque ha detto che comunque bisogna... ragazzi, è un discorso difficile, scusatemi, mi sono un attimino impappinato perché ho iniziato subito a guardare. Allora, qua c'è il nostro rifugio nel quale noi possiamo venire a fare quello che più facciamo, in poche parole entrare e cambiarci gli abiti, che adesso vi faccio vedere. Ecco qua, ci sono giustamente i vari abiti che si possono anche acquistare in esterno. Come potete vedere, io adesso ho alle spalle, andiamo su Chicago South Club, seleziona questo stile, ecco qua, e poi usciamo. Abbiamo, come potete vedere, i computer, possiamo riposare e scegliere l'ora della sveglia. Incredibile, ragazzi, è molto ma molto bella questa cosa. Poi giustamente possiamo usare i computer, ma adesso vi faccio un pochettino vedere come funziona. Allora, scavalchiamo direttamente, scendiamo. Allora, noi con quadrato abbiamo il nostro, diciamo, cellulare smartphone super figo da paura e possiamo fare di tutto. Allora, come potete vedere, quando si inquadra una persona, ha accolto un senza tetto, dice l'età, l'occupazione, il reddito, e non in tutti i casi, ma in alcuni si possono hackerare le persone mediante appunto questo smartphone da paura. Un'altra cosa molto importante che vi voglio far vedere è lo smartphone di per sé, che con il quale possiamo controllare i progressi. Abbiamo l'albero delle abilità, che adesso subito vi faccio vedere. Come potete vedere sembra un po' un nucleo del DNA, però in base a cosa noi scegliamo possiamo aumentare le nostre abilità. Io adesso non ho più punti perché li ho già investiti, ma in questo caso hacking, tieni premuto quadrato per sovraccaricare gli impianti degli edifici e creare esplosioni, e ci fa vedere un video dell'abilità che noi abbiamo comunque diciamo così acquistato con questo punto. Possiamo cambiare tramite R1 le varie abilità, le varie sezioni. Abbiamo il combattimento, abbiamo il fai da te per crearci dispositivi elettronici alla MacGyver, tanto per capirci, alla guida. Infatti questa è una cosa che ho da poco acquistato, diciamo così, e ci possiamo avvicinare alle macchine e in poche parole impossessarsene tranquillamente senza dover rompere il finestrino. E questa è una delle tante cose che possiamo vedere, le statistiche, le classifiche, la sessione online, i vari contratti online, perché va avanti anche online con dei vari contratti. Detto questo, vi faccio subito vedere, ci avviciniamo a una macchina, sali, triangolo, vedete? E non abbiamo avuto il problema del, come si dice, del finestrino rotto. Potete vedere vicino a me, spengo la radio magari, ok,
potete vedere vicino a me questa, diciamo, scritta esplosione vicino alla macchina. Beh, vi fa vedere anche col target dov'è, tenendo schiacciato quadrato siamo intervenuti, abbiamo fatto esplodere quella cosa che in poche parole secondo me era più che altro un tombino o qualcosa. Quando ci fermiamo possiamo anche nasconderci nell'auto, in questo caso col cerchio. Per me uno si nasconde e poi schiaccia di nuovo l'acceleratore per partire e riparte di nuovo. Abbiamo delle inquadrature molto semplici, non male però. Un'altra cosa molto carina che vi volevo far vedere: crimine rilevato. Allora, in poche parole, quando ci arriva una finestrella così vuol dire che in zona noi abbiamo rilevato un crimine, perciò andiamo subito a vedere. Se schiacciamo in questo caso select, andiamo subito a selezionare il luogo e mediante questo GPS da paura strafigo che si illumina direttamente la strada andiamo a capire che cosa sta succedendo in questo crimine in corso. Ok, sono arrivato, vado a piedi e cerco il crimine in corso dove sta avvenendo. Devo trovarlo in fretta, non voglio farmi scoprire. Ecco qua. Probabilità, vabbè, però adesso nascondiamo la pistola. Camminiamo tranquilli. Non lo so, forse mi ha beccato, di conseguenza non farà più nulla. Non lo so. Ecco, come farsi mettere sotto come deficienti? Questo mi sta guardando. Sì, però non vedo più il problema. Cosa sta combinando? Ha tirato fuori la pistola sto pazzo pericoloso. Lo devo uccidere del tutto. Ok. Mi dice apri profiling. Ok, aveva tirato fuori la pistola, però mi sento anche in dovere di averlo fatto tranquillamente. Wow, nascondiamo la pistola, che macchina è mia. Bellissima, complimenti. Anche le macchine, i rumori di per sé, scusate, sono molto seri, diciamo, mi piacciono molto. Allora, come avete potuto vedere, abbiamo anche una mappa nel quale giustamente dobbiamo andare nell'area per i vari crimini per sbloccare le altre cose. La mappa è molto estesa, guardate qua, e poi c'è da sbloccare tutto il resto man mano che si va avanti, perciò un vero e proprio delirio, uno di quei giochi alla GTA, ecco, diciamo così, ogni tanto ha un comportamento alla Metal Gear Solid molto non ci facciamo beccare, ma poi anche molto alla GTA per quanto si può esplorare, si può fare tutto. Un'altra cosa che vi faccio vedere mentre andiamo in giro in macchina è la possibilità, giustamente, come le voci dicevano, di hackerare tutto. In poche parole, noi ci avviciniamo, guardate lì, vedi? Abbiamo cambiato il semaforo ed è diventato verde da rosso che era. Lo possiamo fare con che cosa? Man mano che andiamo avanti e facciamo, diciamo così, prendiamo, appunto, acquistiamo queste, diciamo, queste potenzialità mediante l'albero che vi ho fatto vedere prima. Il crimine ve l'ho già fatto vedere prima, questo è la modalità contratto, è la modalità campagna. Devo consegnare un'auto in fretta con meno danni possibili. Perfetto, nessun problema. Userò le scorciatoie per fare prima. Dobbiamo consegnare un'auto in fretta.
è senza danni, non so se si è sentito dall'audio, ragazzi. Ecco la macchina. Ok, selezioniamo subito dove è il punto di consegna. Obiettivo, eccolo qua. E con meno danni possibile. La cosa un po' più. In questo caso la missione si tratta di correre con la macchina, per dire. È la bellezza anche un po' di questo gioco. Mentre stiamo andando avanti, vi farò vedere adesso come creiamo un po' di cose. Allora, adesso abbiamo preso, diciamo, la tangenziale, autostrada, quello che è. Siamo tornati in città, vedo che abbiamo anche dei secondi, ecco un bel incidentino. Ho notato solo adesso il contasecondi e mi sa che ci dobbiamo muovere. Quando vedete quella specie di flash davanti è perché sto hackerando in quel momento qualcosa. E di solito sono i semafori, come potete vedere, che spuntano fuori. Li facciamo scattare del nostro colore, così da poter passare. Ricordandoci che il nostro smartphone ha una batteria, perciò dopo un po' che la scarichiamo non possiamo più utilizzarla per un po' di tempo. Dovremmo quasi essere arrivati in teoria. Ok, ce l'abbiamo fatta. Impossessiamoci del prossimo veicolo. Ah, ancora. Wow. Un'altra missione una dietro l'altra, ragazzi, non l'avendolo mai fatto, ogni tanto non me l'aspetto neanche io come può essere. Ecco qua l'altro punto di arrivo. Ci facciamo dare una mano dai semafori. Wow. Vediamo di riuscirci. Scusate ragazzi se non parlo, ma rimango un po' attento a cercare di non far danni, anzi ci provo. Ecco, ogni tanto giustamente non mi fa carare perché mi dice con la batteria scarica. Se no possiamo anche comunque vada alzare persino i dissuasori. Possiamo fare di tutto, ragazzi, veramente. È incredibile. Ok, missione finita, missione completata, roba che scotta. Ci ha dato la ricompensa, ci ha dato il tempo rimasto, okay, con il quale abbiamo fatto il tutto, e adesso abbiamo finito. E in questo caso, ecco, guardate ragazzi, valvola, noi la possiamo hackerare, ecco lì, possiamo hackerare tutto quanto. Adesso, prima di concludere, dato che questo gameplay si sta già facendo abbastanza lungo, vi faccio vedere giusto una cosa. Abbiamo innanzitutto qua vicino un negozio. Ah, ecco, guardate, telecamera, lo vedete lassù. Possiamo hackerare e guardare la gente. Possiamo sapere tutto di loro volendo. Possiamo cambiare telecamera da telecamera a telecamera, da dispositivo a dispositivo. È una cosa incredibile questa. È proprio il futuro. Ci fa capire come saremo video sorvegliati nel futuro, ragazzi. Proprio vero. Possiamo anche tornare subito al personaggio. Non lo so se infatti no, il bancomat ve lo fa fare una volta che avete trovato qualcuno al quale avete, diciamo, estorto i documenti. Questo è un negozio di abbigliamento nel quale potete venire a comprare, come vi dicevo prima, il vestito che più vi piace. In questo caso ne possiamo prendere uno, 500, ma sì, via. Ok, selezioniamo questo stile. Poi dopo
Invece di comprare, possiamo scegliere di minacciare. Fai in fretta, ok? Non ho tutto il giorno. E noi facciamo che sparargli direttamente, così. Ok, abbiamo rubato il denaro e ce ne andiamo direttamente, nascondendo anche la pistola. Come possiamo vedere, adesso vi faccio vedere una cosa. Io ho rubato la macchina. Ecco, guardate qua, i dissuasori in questo caso. Li ho alzati, la gente non passa più da lì. Quando voi commettete un reato, ricordatevi una cosa, che è talmente reale che la gente vicino a voi può chiamare la polizia. Se voi vi mettete a sparare in giro, la gente chiama la polizia. Ve lo faccio vedere subito. In questo caso mi sono buttato proprio giù come un micchione. Guardate. Ecco. Vedete ragazzi, dove vedo le antenne rosse? Perché hanno chiamato la polizia. Sentite. La bolla, arancione che vedete, è l'area di ricerca. Possiamo anche alzare il ponte, come stavo facendo, per evitare che la polizia ci segua. E in poche parole, la città è reale. Voi se combinate qualche casino, giustamente la gente chiama la polizia perché ha paura. Ed è molto ma molto interessante come cosa. Su questo è molto più realistica di... per quanto ne possiamo dire uno, il più conosciuto è GTA 5. Detto questo, noi non dobbiamo mai stare più di tanto all'interno di queste sfere gialle, perché la polizia è più facile che ci trovi. Ecco, fuga è riuscita, ce l'abbiamo fatta, siamo riusciti a scappare. Detto questo ragazzi, uno può divertirsi a fare tante missioni, oppure andare a comprare in giro quello che più vuole, può anche andare a bloccare il treno, prendere il treno, fare quello che più uno vuole. Andando poi qua ci si sblocca i vari punti di interesse. Io voglio terminare questo gameplay, vi faccio vedere il gioco di realtà, ecco, di realtà aumentata. Si possono fare tante cose con questo smartphone. Ma sì ragazzi, ve lo faccio vedere, anche se non l'ho ancora visto io. Questo gameplay durerà un pochettino, ma va bene così. Questo videogame ha veramente tantissime cose da fare. E uno, per quanto può averlo magari ultimato anche nella modalità, diciamo così, storia, se uno vuole farla con calma, perché giustamente ha una sua storia, come possiamo vedere intanto su ci dice connesso, non connesso, perché possiamo hackerare le varie cose, come vi stavo dicendo prima. Ecco qua. Siamo quasi arrivati, per modo di dire. Adesso io vi ricordo, questa è l'illustrazione di Chicago, perciò di conseguenza guardate anche la distruzione, come si ci distrugge bene i mezzi, è incredibile ragazzi. Quando giustamente si va in giro si rilevano i crimini, però uno non deve dar conto a questo, deve dare conto a quello che uno sta facendo. Se uno vuole continuare la modalità storia la continua, se no uno non la continua. Comunque vi stavo dicendo prima, man mano che ci incamminiamo, che ci sono varie modalità che si possono giocare, ci sono i giochi in realtà aumentata come potete vedere dal monitor, ci possiamo divertire a sparare con armi digitali, sempre grazie a questo fantastico iPod, cellulare, smartphone. Noi stiamo andando al nostro nascondiglio per concludere, diciamo così, questo gameplay. Vi ho fatto vedere che si possono fare tantissime cose, non ve ne ho fatte vedere tante perché sennò il gameplay sarebbe durato veramente tantissimo. Però vi posso assicurare una cosa, Watch Dogs è veramente il capolavoro annunciato. Per quanto mi riguarda, devo dire la verità, a me piace molto, perché innanzitutto ha tante cose da fare, la grafica non è per niente male, e bisognerà comunque far conto di una cosa, che prossimamente ci saranno anche i filmati da guardare, tutto il resto. Perciò ragazzi, secondo me non è per niente da
sottovalutare. Detto questo, possiamo andare tranquillamente nel nostro nascondiglio da sopra. Ecco qua, arriviamo nella nostra casa, nel quale ce ne andiamo a dormire, e così facendo, come in vari giochi, per dire anche GTA, possiamo tranquillamente salvare scegliendo l'orario della sveglia. Per me va bene le 8, perciò con questo lui se ne va a dormire e io vi saluto e ci vediamo per il video di chiusura. Beh ragazzi, spero che vi sia piaciuto questo gameplay di questo fantastico gioco Watch Dogs, che sicuramente si annuncia anche comunque il capolavoro del quale si era parlato prima mediante quei pochi trailer, quelle piccole indiscrezioni che erano uscite su web. Perciò ragazzi, io vi ringrazio di avermi seguito, un saluto da me Alberto e ci rivediamo sempre qua sull'Otaku TV Italia per un altro dei nostri servizi. Ciao ragazzi, alla prossima!